Allora, ragazzi, buongiorno, io sono Giorgio Zacutti, architetto al 90% e, diciamo, per passione insegnante di storia dell'architettura. Queste due cose sembrerebbero distanti l'una dall'altra, ma non lo sono. Anzi, io e i miei studenti dico sempre che la materia più importante, come vogliono gli altri professori, per un architetto è la storia dell'architettura. E vi spiegherò perché, lo capirete da questa lezione. Io voglio spiegarvi, visto che Di Moretti, ringraziando Dio, dopo la damnatio memoria che gli è stata fatta, è stato rivalutato, come vedete qui, insigni professori che hanno parlato di Moretti in maniera molto importante, molto filosofica, hanno approfondito molti temi come Bucci, Mulazzani, insomma, Milano ha dato una grossa mano a ritirar fuori Moretti. Io però, e quindi si è parlato di vari aspetti, io mi voglio focalizzare sul discorso perché presumo, essendo architetto e ho tenuto a puntualizzarlo con il mio studio, con i miei collaboratori, con tutta una serie di libro professionista, voglio spiegarvi, voglio andare sul pratico, cosa che Moretti era veramente il libero professionista per eccellenza. E questo lo deve sicuramente al suo talento, al suo genio, perché è questo che vi deve servire. Voi un giorno diventerete architetti, spero che tutti quanti, uno progetterà un grattacielo, progetteranno musei, ma case, palazzine, ristrutturazioni, e questo è un discorso di architettura organica, comprende tutto questo. E io vi darò 3-4 spunti, a partire da questa frase famosissima, che vi serviranno per la vostra professione, per fare gli architetti. Voglio mettere in luce il Moretti architetto, quindi non mi addentrerò nelle filosofie tutte quante giuste, tutte quante vere, che lo hanno portato a determinate scelte architettoniche, che l'hanno portato a certi percorsi, ma vi spiegherò come tutta l'architettura è influenzata da se stessa nei vari periodi. Iniziamo da questa frase che disse Le Corbusier a un convegno: l'architettura non si inventa nulla, si copia e si migliora. Andando a leggere tra le righe possiamo capire che cosa voleva dire. Voleva dire che come faccio io a progettare se non conosco quello che c'è stato prima, se non ho l'esperienza di quello che è stato fatto prima. E la storia ci insegna tante cose, che ogni cosa, ogni spunto viene sempre da qualcosa che è stato già fatto, magari con un fine diverso, e quello spunto viene preso e viene riprogettato in un'altra maniera, con un'altra funzione. Però lo spunto c'è, quindi bisogna sempre avere una cultura, una conoscenza di tutta la storia dell'architettura dall'antica Grecia fino ad oggi, perché quella sarà il vostro bagaglio culturale, quello sarà ciò che vi farà formare come architetti e vi metterà in grado di progettare, e sto parlando dalla ristrutturazione fino al grattacielo, qualunque poi mestiere farete, perché di professionista o persona impresa, perché vi servirà, non potrete farne a meno. Perché, volevo evidenziare questo aspetto di Moretti che non ancora analizzato, di architetto organico. Cos'è l'architettura organica? L'architettura organica è una branca dell'architettura che, diciamo, Wright fu il promotore, ma vi spiegherò che non fu lui, però alla fine per la storia dell'architettura Wright fu il promotore di una architettura che aveva tre protagonisti: l'uomo, la natura e il costruito. L'architettura organica è la madre di tutte le architetture, perché crea un'armonia tra queste tre cose, e queste tre cose è un sistema in equilibrio che permette di creare questo organismo, da lì architettura organica. Però la cosa che mi viene in mente da dire è questa: ma veramente questa riflessione l'ha fatta per prima Wright? Stando quello che ho detto prima, mi dovreste rispondere di no, e vi spiego perché no. Uomo, natura, costruito. Allora, il primo architetto del mondo
può essere Dio, Allah, Buddha, qualsiasi, però dopo Dio, chi è il primo architetto del mondo? È la natura. E ve lo spiegherò perché. È la natura. E con la natura interagisce l'uomo. Ma l'uomo, vedete, già era al centro nella storia. Vedete, questo è l'uomo di Leonardo da Vinci. Dopodiché Le Corbusier, l'uomo, il modulo, dove lui riesce come punto di partenza per poter progettare tutto quello che questo genio riesce a progettare avanti. Ma io, se vi facessi una domanda, non so se avete, e questo, e io entrerò, natura, uomo, costruito, cerco di inserirmi in questa maniera. Faccio l'esempio, vi ho fatto l'esempio per farvi capire che deriva tutto sempre da un principio che poi si evolve e si sviluppa. Vi ricordate tutti, abbiamo l'ordine dorico e l'ordine ionico, no? Allora, l'ordine dorico e l'ordine ionico sono perfettamente diversi. Eppure erano coevi e i dori e gli ioni stavano a 50 km di distanza. Qual è, secondo voi, il motivo per cui, fai vedere anche l'altra immagine, questi due ordini, pur essendo coevi e attaccati, sono così diversi? La domanda, vi rispondo io, ritorno a quella di prima. Perché? Voi sapete tutti che l'ordine nasce ligneo, prima di diventare litico. Ligneo vuol dire di legno. E il legno dove si prende? Potete anche rispondere, Si prende nei boschi. Quindi, sicuramente, nella regione dei Dori c'erano le querce e nella regione degli Ioni c'erano i falci. Ecco perché. E chi è l'architetto? La natura. Vedete come il primo esempio è questo. L'uomo inizia a costruire il legno, quindi col materiale, il costruito, uomo, costruito, natura. Ed ecco che, diciamo, quindi gli architetti, in teoria, greci, erano degli architetti organici. Ma andiamo avanti. Cos'è questa? Uno mi deve rispondere. Questo è Villa Adriana. Nessuno di voi è andato a Villa Adriana a Roma a vederlo? Fatta da Adriano. Non mi sembra più il tuo organico. Adriano progetta questa villa, dove c'era una piccola villa della moglie, ne approfitta, siccome non deve comprare, non deve pagare niente, si prende il terreno della moglie e costruisce questa sua immensa Villa Adriana in due periodi, in vari periodi. E la costruisce seguendo le linee del terreno, cercando di non, aprendo corsi d'acqua, mimetizzandosi con le colline, col verde. Ecco chi è il primo architetto organico. E sicuramente Wright aveva visto, aveva studiato una cosa di questo genere. Lo possiamo vedere, questa è Villa, ecco qua, Villa Adriana, com'era, perché poi tu c'è tutta un'architettura che c'era sotto, dopo che adesso ultimamente è stata scoperta. Vedete, andiamo avanti. Ecco qua. Guardate la pianta, adesso poi vedremo le immagini. Questo è Taliesin, è in Arizona, che è un campus, è la casa di Wright, dove c'è lo studio e fa un campus universitario. Ed è nel deserto. E questa architettura ricorda moltissimo l'architettura di Villa Adriana, non solo nella pianta, nell'inserimento, nel rispetto, nel fondersi col territorio e nel quindi rispettarlo, ma anche, vedendo le altre immagini, anche gli stessi materiali, usa materiali, le stesse pietre, cerca di andare in orizzontale per non avere sbalzi dal punto di vista architettonico. Guardate la pianta realizzata, vedete il verde, anche le linee, i segni, sono tutte... È proprio questo che voleva intendere Adriano e che poi viene ripreso da direttamente da lei. Questo è un altro, il Florida Southern College, fatto sempre, guardate le date, dal 38 al 50, vedete, questo anche, vedete come il verde, come tutto viene inserito, l'anfiteatro, anche delle forme che possono essere quasi di rottura, vengono ammorbidite nella loro essenza.
E questa è la famosa villa sulla cascata, che è il simbolo dell'architettura organica, perché si inserisce e viene progettata, realizzata da Wright con tutti i materiali, anche se si usa il ferro, la pietra, determinate cose, che è in una prospettiva di penetrare dentro questo bosco, entrare nell'acqua. Vi dico che ci sono un po' di problemi che dopo vi spiegherò, però vediamo come la pianta si disponga sul terreno senza assolutamente litigarci, senza assolutamente avere dei contrasti, si fonde, perché ragazzi, fare una casa su una cascata in questo caso, e quindi bisogna adattarsi, anche perché ci sono dei problemi tecnici che è difficile risolverli senza avere delle rotture col preesistente. Facciamo vedere le immagini, che già sicuramente conoscete, vedete i materiali, i colori tendono a inserirsi nel paesaggio, a usare lo stesso materiale, la pietra, la pittura. Vai. E qui. Vai. E anche negli interni. Perché non pensate che l'architettura organica, che secondo me è l'architettura, si basi solo sull'esterno. Perché voi un domani, io vi auguro il meglio possibile, ma vi capiterà di ristrutturare un appartamento in un palazzo d'epoca, in un palazzo nuovo, da qualsiasi parte, e dovrete confrontarvi con gli stessi problemi. Adesso io vi posso fare un paragone con un palazzo in prati, con dei pavimenti, con le graniglie, che storicamente non potete demolire, dovete cercare di acquisire il know-how preesistente e riuscire a progettare con questi vincoli, perché non potete estirpare la storia anche di quell'appartamento. Questo è il mio punto di vista, assolutamente. Secondo me dovete cercare di utilizzare materiali che si possono riferire a determinati, e questo fa Wright anche agli interni. Poi lui detta dei parametri per l'architettura organica, perché dà dei discorsi di orizzontalità, i soffitti sono molto bassi, i materiali devono essere giustamente quelli del posto, deve essere fatto, ci sono dei parametri che però, come tutti i parametri, tutti questi concetti di architettura, l'international style, l'architettura, vengono poi digeriti, superati e diventano propri di noi architetti. Noi dobbiamo cercare di prendere questa somma, perché si dice che il nazionalismo e l'international style non abbiano nessuna somiglianza con l'architettura organica. Invece no, perché ha influenzato, perché se non ci fosse stato quello non ci sarebbe stato questo. È una catena, tutto è collegato e quindi tutto è importante e quindi tutto bisogna conoscerlo. Noi architetti, gli ingegneri no, ma noi architetti sì, dobbiamo conoscerlo, è nostro dovere conoscere questo. Andiamo avanti, così arriviamo. Vedete, questo lo conoscete tutti, Palazzetto dello Sport a Roma. Nervi, perché? Perché ci fa vedere questo? Che c'entra con l'architettura organica? Abbiamo detto uomo, natura, ambiente costruito. Fai vedere l'altra immagine. Ecco chi è quella struttura. Io mi appoggio e reggo. E questo è uno studio dell'uomo. Quindi anche questa, con questa forma, è un'architettura organica. Se noi diamo uomo, natura e costruito. Andiamo avanti. E visto che il tema è quello delle ville, vi ho inserito la villa di Curzio Malaparte a Capri. Voi direte, è architettura organica? In alcuni aspetti sì, ma ve l'ho messa per un altro motivo. Uno, perché il vostro tema è sulle ville, e questa è una villa bellissima che è stata donata da Curzio Malaparte ai cinesi, adesso c'è una società che la gestisce e non ti fa entrare. Ma c'è un piccolo aneddoto, che lì alla piscina di lui, forse una parte la sapete tutti, un grande scrittore antifascista, viene per punizione esiliato a Capri. Bello. E si costruisce liberamente questa casa, ma rimane in contatto tranquillamente.
il progetto si dice che sia di Libera, però Curzio una parte si prende il merito. No, no, l'ho progettata solo io, ma non è vero, perché Curzio Malaparte era molto amico di Moretti e Moretti dà molti consigli per questa villa, sia dal punto di vista dell'arredamento, sia dal punto di vista formale. E quel ricciolo che vedete sopra bianco è sicuramente un suo suggerimento, che deve coprire, perché loro si andavano a stendere nudi sopra, a prendere il sole, quindi venivano coperti da occhi indiscreti. Quel ricciolo, quella forma curva è sicuramente un segno molettiano. La casa di Malaparte sorge, queste sono le piante, vedete, ecco, sorge su questo sperone di roccia a picco sul mare. Vedete, quella è la situazione quando non c'era la villa, e poi questi sono gli inserimenti. Vedete che bene o male, sì, è d'impatto, però ha delle caratteristiche, perché poi la vegetazione riesce a essere quasi un prolungamento di questa roccia, perché chiaramente se noi inseriamo un costruito non potremo mai essere uguali alla natura, ma possiamo tranquillamente non andare a cozzare, cercandoci di fondersi con il territorio nella maniera migliore possibile. Fa questa grandissima scalinata che è un'idea eccezionale, insomma è una villa che sicuramente potrebbe essere approfondita anche un domani, è un tema molto interessante. Vai avanti. Questi sono gli interni, chiaramente disegnati, suggeriti da Malaparte, disegnati da Moretti e da Libera. Lui si arroga il diritto che l'ha fatto tutto lui, ma non è così. Andiamo avanti. Oh, e arriviamo a Moretti. E parliamo Moretti, io vi ho messo l'immagine dello studio di Moretti. Dico, ma come mai, e questo ve lo voglio dire 5 secondi, tu parli di Moretti, a prescindere da tutto quello che ha detto la professoressa di Moretti, tutto vero, c'è un paio di cose che dopo vi puntualizzerò, ma io ho un'affezione a Moretti in particolare, perché mi lega, non dico una parentela, ma vari eventi nella vita della mia famiglia, perché mio nonno, l'architetto Beniamino Starace, il nome che lo potete, che visse durante il periodo fascista, era un famoso architetto e Moretti lavorò con lui. Mio nonno è morto a 39 anni, quindi è stata breve questa cosa, però è rimasta molto intensa. Tanto intensa che quando mio padre diventò architetto, mio nonno Beniamino era il padre di mia madre, mio padre sposò mia madre chiaramente ed era architetto, e mia madre lo introdusse tramite questi ricordi, Moretti si ricordò di questa cosa, e mio padre lavorò con l'architetto Carlo Zaputi, con Moretti, per 20 anni, e fu il più stretto collaboratore, quello lì a sinistra con cui sta parlando. Questa è una foto dello studio a Piazza Santi Apostoli. Oh, vai avanti. Moretti, prima di inserirvi in quello che è l'organicità di Moretti, vi voglio dire due o tre cose sulla storia di Moretti, due o tre edifici, che comunque anche queste, viste nel loro contesto, possiamo ritrovarci anche come architetto organico, nonostante non possa sembrare a prima vista. Allora io vi ho dato due spunti. Uno, il primo, di Le Corbusier, in architettura nulla si inventa, si copia e si imita. Il secondo spunto è che l'architettura organica è la madre di tutta l'architettura. Cioè noi dobbiamo essere architetti organici in qualsiasi cosa che facciamo, e quindi dobbiamo avere una cultura. La terza, che è una legge che regola l'architettura dalla notte dei tempi, è il rapporto tra forma e funzione. Questa non è una cosa teorica, è una cosa che dovete far vostra, perché il rapporto forma-funzione cambia. Non esiste prima c'è la più importante la forma o più importante la funzione. Ci sono momenti storici in cui la forma è più importante della funzione, ci sono momenti storici in cui la forma e funzione hanno lo stesso peso equivalente in architettura, ci sono momenti storici in cui la funzione prevale sulla forma,
il che è sempre sbagliato. Detto questo, ma a volte è necessario. Quindi cosa voglio dirvi questo, in questo terzo spunto forma-funzione? Perché Moretti, da qui capiamo, da qui iniziamo a capire che è un vero professionista. Il professionista con chi ha il rapporto? Col committente. Moretti è stato tacciato più volte di aver cambiato percorsi architettonici, perché in base al suo eclettismo, in base al suo genio, in base alla sua filosofia, in base appunto ai suoi rapporti con l'ambiente artistico, perché ai tempi gli architetti erano degli artisti, frequentavano degli artisti, erano dei personaggi diversi purtroppo da quello che siamo noi adesso e dovremmo esserlo. E quindi il committente è importantissimo, perché se tu sei un bravo professionista, tu hai un committente che può essere una società, un ente, un privato, il macellaio, il principe, ma tu sei un architetto, ti metti al suo servizio e per il momento storico, per quello che vuole, per i soldi che può spendere, per il gusto della proprietà, tu devi progettare un qualcosa che piaccia soprattutto a lui e piaccia a te. E in questo prodotto devi mettere tutto quello che hai dentro, il tuo talento, è lì che devi dimostrare le tue filosofie, che devi dimostrare quello che sei, quali sono i tuoi principi, perché lo fai così e non colà. E partiamo da, vedete, questo è fuori carico, vedete? Partiamo dall'Accademia della Scherma. Questa è l'Accademia della Scherma. E due parole storiche, l'opera Balilla, che era la fondazione che il fascismo fece per promulgare dal punto di vista architettonico il simbolo e i valori del fascismo, inizialmente Franco Ricci, che era il direttore di questo ente, nominato da Mussolini, incarica Del Debbio di fare questo progetto. Inizialmente, infatti, gli edifici che vedete in alto sulla destra sono di Del Debbio anche gli altri. Vedete che è un'architettura differente. Dopodiché Ricci scopre questo giovane ragazzo di 25 anni che si chiama Luigi Walter Moretti e sostituisce Del Debbio Moretti. Capisce subito il talento di questa persona e gli commissiona, questa è la porta, è una delle porte, se non la più importante, del foritale, quindi è un sono dei propilei, gli commissiona l'Accademia della Scherma. Adesso vi parlerò, questo edificio che vedete, che è di Del Debbio, inizialmente era realizzato nella stessa maniera in cui sono realizzati gli altri, con un intonaco, differentemente di strutture, dopodiché viene marmorizzato per metterlo, figuratevi Del Debbio, per metterlo in maniera paritaria all'Accademia della Scherma. Vai. Allora, perché ribadisco sempre committente architetto, qui c'è l'opera Balilla. Lui deve fare un qualche cosa che esalti il concetto fascista, quindi la fisicità, i concetti filosofici, l'imponenza, la potenza dell'impero, e deve realizzare un manufatto che esprima tutto questo. Quindi in questo caso cos'è più importante? La forma o la funzione? Potete anche rispondere. Secondo voi? In questo edificio, la forma, qui è più importante la forma, perché lui va a progettare questo edificio, che sono due edifici collegati, uno doveva essere una biblioteca, quello con la parete vetrata, l'altro una grande palestra, che però se voi andate a vederlo, gli spazi della biblioteca non sono progettati per una biblioteca, è una palestra così grande, non ha una fruibilità abbastanza semplice, quindi l'importanza è nella forma, e nella forma c'è anche la pelle che lui dà a questo edificio. Questo edificio è completamente marmorizzato, ma perché? Perché bisogna sempre domandarsi, ma perché l'ha fatto così e non l'ha fatto in un'altra maniera?
perché il marmo in quel periodo era molto pubblicizzato per l'architettura fascista, quindi era quasi un vincolo, doveva usare il marmo. L'architetto va sempre, il bravo architetto progetta sempre con tanti vincoli, ma anche tu oggi ci sono vincoli archeologici, vincoli di sovrintendenza, vincoli di paesaggio, vincoli di stare vicino a dei monumenti. Mi dicevo un mio vecchio professore, facile progettare una cattedrale in un deserto senza nessun tipo di vincolo, vado a progettare una città come Roma o come Milano, lì è il bravo architetto se riesce a progettare una cosa bella, perché riesce a progettare con un insieme di vincoli. Noi dobbiamo abituarci a questo discorso. Quindi c'aveva il vincolo del marmo e molti usavano il marmo addirittura come struttura. Lui invece cosa fa? Lui placca questo edificio. Le lastre sono al massimo spesse 2 centimetri e le placca, quello che si sono fatti, come si suol dire a Roma, il mazzo, sono la manodopera, perché non c'è uno spigolo di un marmo, cioè tutto fatto, placcato con lastre di 2 centimetri. E mentre nella parete che abbiamo l'altro tipo di pelle, che è il vetro, svetra, quindi abbiamo marmo, vetro, e poi abbiamo il mosaico di decorazione, quello mosaico di Canevari. E vedete come lui riesce a dare questo risultato senza assolutamente creando un monumento all'ideologia fascista e nella progettazione. E qui già incominciamo a vedere che poi si ripeteranno, perché tutto, dicono che è tutto diverso, i vari stili, però alla fine si legano tutti insieme. Vedete come il suo concetto, lui era un grande studioso, e questo dobbiamo, non che tutti dobbiamo essere grandi studiosi, ma tutti dobbiamo conoscere la storia dell'architettura, tutti dobbiamo conoscere l'arte se vogliamo fare l'architetto. Purtroppo avete fatto una scelta impegnativa e questa vi porta a sapere tutte queste cose. Lui era un grande studioso di Michelangelo, un grande studioso del barocco, e lui progetta l'Accademia della Scherma con il concetto michelangelesco che il peso della struttura sta sopra, non sta sotto. Quindi il vino lo vediamo sopra, non lo vediamo sotto. E iniziamo a vedere il discorso delle fessure, dei tagli, delle modanature, degli scuretti, perché sarà molto importante, e questo lo prende dalla cultura greca, il discorso, come faceva la professoressa, della modanatura, della decorazione. Diceva Moretti, la modanatura e la quella cornice sembrano inutili, perché un pilastro porta, un solaio porta, la modanatura non porta niente, invece è la cosa più importante, perché dà la plasticità e dà il colore, dà l'ombra, quindi la luce sulla modanatura dà un certo effetto, e quindi è la cosa più importante. Quindi questo lo lega a, come diceva il professor Saggio Ponti, perché ne capisce l'importanza di questi particolari. E vediamo, iniziamo a vedere questi tagli. Quindi, per solo una cosa, non sono completamente d'accordo con la professoressa, che non esiste un rapporto che c'è stato prima Fontana o Capogrossi o Burri e Moretti ha preso uno spunto da loro. È stata una condivisione, non c'è uno che ha fatto prima, è stata una condivisione, anche perché se noi andiamo a vedere, ed è le ultime diapositive, i vari artisti, Fontana, Burri e Capogrossi, quando fanno determinate opere hanno, Fontana guarda, vede in quel taglio, vede l'infinito, Moretti non vede l'infinito, e dopo ve lo spiegherò. Quindi lui nel 37 inizia con questa cosa, cioè è giovane, giovanissimo, e quindi diciamo che nel pieno della cosa, se sono troppo noioso e troppo lento, me lo dite, me lo dici tu, se me lo dicono loro, pazienza, andiamo avanti, vai. Sì, ecco altre immagini, vedete i particolari di quello che vi ho appena descritto, vai avanti. Questi sono i grandi interni. Allora, l'altra cosa importantissima per Moretti, ma non è importante per Moretti, è importante per qualsiasi architetto, è la luce.
Quindi la luce, i tagli, le svetrature, i grandi volumi, vedete queste semivolte, perché l'architettura gioca con la luce. E quando vedremo la Saracena, vi farò vedere che i tagli di luce, contestualmente nello stesso periodo, li fa anche Le Corbusier. Il grande maestro capisce l'importanza della luce, lo capisce perfettamente, e lo capisce arricchendo la sua architettura di particolari che possano mettere in evidenza questo gioco delle luci, sia come sorta di illuminazione che come sorta di plasticità dell'edificio, da un corpo. È quello, se ci fosse il buio totale non si vedrebbe nulla. Questa è una cosa alla palissiana, la luce ti dà. Lo stesso discorso facevamo ieri cena: se voi guardate un quadro, una scultura, non potete illuminarla con un faro che divide il quadro, perché voi non sapete a che ora il pittore o lo scultore ha dipinto quel quadro e quella scultura, quindi non sapete quali ombre e quali aspetti voi potete, quali luci potete dare, quindi dovete dare una luce in diretta. Se vi chiameranno per mettere dei quadri in una casa, ricordatevi che gli unici quadri che devono essere miratamente illuminati sono i caravaggeschi, perché è una pittura particolare, ma questo è un altro discorso. Andiamo avanti. Chiaramente a Trastevere, inizialmente e contestualmente, Moretti viene incaricato di progettare la GIL, Giunta Italiana Vittoria, di a Roma Trastevere, che è anche questo un progetto dell'Opera Balilla che avviene in tutta Italia, e in tutta Italia vengono costruite. Ringraziamo, c'è un momento come c'è stato adesso che si volevano demolire, per fortuna ai tempi il grande Bruno Zevi, nonostante fosse un antifascista convinto, salvò la Casa del Fascio di Como, che è un'opera eccezionale ed era antifascista. Quindi cosa voglio dire? È che l'architettura è scevra da qualsiasi concezione politica. Noi siamo la mano del committente. Se il committente è Mao Zedong o Benito Mussolini, poco importa. Noi siamo architetti. Dobbiamo testimoniare la storia in quel momento. E come la testimoniamo noi architetti? Con l'architettura, progettando. L'Italia in quel periodo, è inutile negarlo, nel periodo razionalista del ventennio fascista è stata, che doveva culminare con l'esposizione universale, che era tutto un quartiere costruito da Mussolini, era la più grande architettura mondiale, non europea, era l'espressione dell'architettura assolutamente. Avevamo i più grandi geni, come ha ricordato testé la professoressa. Quindi lui si inserisce anche qui. Anche qui, vedete, lui deve creare un qualcosa che serva alla gente a capire qual era il segnale, l'impronta, il messaggio che voleva dare lo Stato fascista. E questo è successo sempre, ma è successo con l'antichità. Perché gli imperatori, alcuni imperatori costruivano i fori? Perché Traiano ha costruito il foro di Traiano? E coscritto sulla basilica eretta col bottino dei daci. Non c'era il cinema al tempo, la televisione, quindi devono dare un messaggio, devono far capire qualche cosa, e lo Stato fascista vuole educare, vuole far capire costruendo. E questo da una parte è lungimirante, da una parte invece, prendendo il discorso politico, può essere assolutamente discussa. E anche qui lui, anche qui il rapporto forma-funzione è sempre a favore della forma, perché vedete come svetta la torre marmorea che ricorda il discorso dell'Accademia della Scherma, perché questo è un edificio che ha varie funzioni all'interno di esso, ha funzioni scolastiche, ha funzioni di palestra, ha funzioni amministrative, ha funzioni anche di Stato, e quindi ci sono la composizione, vai avanti, la composizione, vedete, ci sono varie forme, perché le forme racchiudono in se stesso
una serie di funzioni differenti, ma queste funzioni differenti fanno sì che questa architettura al suo interno non sia divisa, sia molto plastica, anche internamente non ci sono chiusure e divisioni, le divisioni e le chiusure sono dagli dislivelli, dai cambiamenti di altezza, non ci sono le bellissime scale elicoidali, sono gli unici elementi di continuità di questo edificio. Quindi quel parametro che non vi ho detto di Wright, che diceva che non ci devono essere stanze chiuse, qui lo vediamo nell'architettura razionalista, perché è un parametro dell'architettura organica. Vedete, ecco la famosa scala elicoidale, bellissima. È l'unico elemento che mette in contatto tutto l'edificio, le scale. Oh, e arriviamo a tempi più vicini a noi. Allora, questa palazzina è famosissima e quindi non la potevo non mettere per parlarvi di Moretti. Tra l'altro io abito non a questo palazzo, a quello dopo, quindi me la vedo tutti i giorni quando esco e quando me ne vado a casa, quindi la conosco abbastanza bene. E qui possiamo iniziare a capire il discorso che faceva prima la professoressa, e anche qui vediamo una sorta di qualche particolare architettura chiamata tra virgolette organica. Prima di tutto l'impostazione, perché lui, viale Bruno Bozzi, è una strada in discesa, o se volete prenderla dall'altra parte in salita, quindi ha un declivio naturale, e Moretti non sbanca e se fa dritto, segue il declivio, e lo vedete e lo si vede, non so se si riesce a notare. Dopodiché, lui, ecco la differenza, vedete, il famoso taglio, no? La famosa taglio che noi paragoneremo a Fontana. Fontana, come vi dicevo prima, pensa che dopo quel taglio ci sia l'infinito. Moretti, invece, ha questo taglio, entrando poi in questo atrio, che denuncia all'interno come è fatta la palazzina. Ci ricorda un po' Pomodoro nei suoi mondi che apre e vedi come è fatto dentro, fuori è tutto liscio, lui ha una... cioè, cerco di spiegarmi meglio, non è che è Pomodoro, però vedete come determinati concetti vengono utilizzati in maniere diverse. Lui vuole far vedere che fuori sembra tutto liscio e dentro invece è tutto marcio, mentre Moretti vuole far vedere questo taglio che arriva nell'atrio per far conoscere come è fatto dentro il palazzo. Chiaramente ha potuto fare questo perché il committente gli ha dato la possibilità. Ecco il discorso del rapporto committente architetto. Quindi usa, vediamo, il taglio di Fontana. In questa palazzina ci sono tutti gli artisti possibili e immaginabili. Nella piana, guardate il rivestimento del basamento con questo marmorio, con questo marmo che esce, quasi scabroso, che esce, che si impone sulla facciata. E queste burri. E questo è il trattamento della superficie. La pelle è importantissima. Moretti usa come pelle il marmo, il vetro, usa molto il mosaico, vetrificato o non, perché questo è tutto mosaico, non si vede, e usa il cemento armato, e poi userà, come vedremo nelle ville, l'intonaco al rinzaffo, che vedremo più specificatamente. Andiamo avanti. Vedete, questa è la pianta. Allora, proprio per questa mia vicinanza con il mio padre, che ha lavorato 20 anni con lui, qualche piccolo segreto nella progettazione di Moretti l'ho percepito. E ad esempio, ecco il discorso forma-funzione. Molte volte per lui era molto più importante la forma esterna del palazzo che la pianta interna. Infatti, se vi fosse, adesso questo è un palazzo vincolato, io ho un amico che abita dentro, sono entrato in uno di questi appartamenti, devo dire che se io oggi dovessi diventare proprietario di un appartamento di questo genere lo ristrutturerei completamente. Anche però dovete sempre vedere, ricordatelo, è importantissimo, il discorso di determinate soluzioni di pianta non dipendono solo dall'architetto. L'architetto e l'interprete dipendono soprattutto dal committente, perché se il costruttore vuole più una serie di stanze, più bagni, perché guadagna di più, l'architetto deve trovare il modo di farlo.
Detto questo, quella, diciamo, vedete come la pianta sia, abbia meno caratteristiche di quello che può essere quello che è formalmente la pelle dell'edificio. Comunque è un discorso, sono tutti appartamenti molto lussuosi, sono due appartamenti a piano con un attico e superattico sopra, che poi lo vedremo poi in un'altra maniera come lui si orienta. Vai avanti. Questo è l'atrio, l'ingresso, guardate questa scala libera che entra in questo taglio di luce. Ah, poi un'altra cosa importante, scusate, che vi voglio dire, per questo è tutto legato. Torna al prospetto, scusami Andrea. Ah no, prospetto. Vedete il timpano spezzato? È anche questo una sorta di discorso michelangiolesco. E Robert Venturi, nel postmodern, cercherà di riprendere nelle sue ville questo discorso. E, capito? Come tutto è collegato, come tutti quanti giustamente prendono dai maestri, da quelli che hanno dato dei messaggi e hanno lasciato delle impronte indelebili nella nostra architettura. Vi ho messo qualcosa di Milano. Ragazzi, più taglio di questo, e iniziamo a vedere anche il trattamento della superficie. Qua l'ho detto, cemento armato, marmo, vetro, vedete qua, eccoci. Questo è una casa albergo, fa tutti appartamenti di 20 metri quadrati, quindi è una cosa prettamente speculativa, ma dà il suo segno. Quindi ragazzi, non vi celate sotto l'alibi, sì, il costruttore mi ha fatto progettare perché voleva guadagnare. No, il segno si può lasciare sempre. Sempre. Ecco, poi anche una sorta di queste delle finestre non sono messe, sembrerebbero messe così a necessità per ogni appartamento, ma invece hanno un disegno, fanno parte del discorso delle modanature, delle bucature, della decorazione, perché c'è la mano dell'architetto, se no lo potrebbe far giocare, no? Andiamo avanti. E questa è quella che conoscete tutti. Questo è un progetto. Come è stato possibile fare questo progetto? Beh, un attimo di storia. Stavo spiegando al vostro professore come è nato questo progetto. Ai tempi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ancora Milano non aveva un piano regolatore, o meglio, ce l'aveva per una parte. Gli altri erano, non so se vi riesco a spiegare, erano piani concordati con i proprietari. Quindi c'era molta più, capite dalla frase, insomma, dal concetto, c'era molta più libertà di costruzione. E quindi si è potuto costruire all'interno di una preesistenza come questa, un edificio anch'esso diviso in varie sezioni, che dove ci sono commerciali, residenze, case albergo, e qui capiamo la grandezza di Moretti in questo edificio. E guardate in questa immagine non tanto la parte piena, che è comunque molto importante e molto significativa, ma quanto la decorazione nelle bucature, nelle fincature. Guardate come disegna la facciata. Eppure era un progetto anch'esso speculativo. Eppure riesce a costruire anche qui, formalmente, perché fare appartamenti di 20 metri quadrati con bagno, insomma, non è che ci voglia un genio, ma riesce a rendere questa architettura sublime. Io sono un po' di parte, però eccezionale. Che infatti a tutt'oggi, vedete, un'altra cosa, che le architetture di Moretti non sono mai desuete, non invecchiano mai. Sono sempre al passo coi tempi. Vi siete chiesto perché? Perché lui, nel particolare, con l'accuratezza che ha nel disegnare, è sempre un uomo del tempo in cui si vive. E questo è talento, non ce l'hanno tutti, ma noi ci possiamo avvicinare, dobbiamo prenderlo come obiettivo. Andiamo avanti. Questa è un'altra. Vedete come cambiano? Nello stesso edificio, lui cambia. Oh, e qui, questo è un progetto, ne parlavo ieri anche questo con i nostri professori, perché l'architettura organica non è solo quello che vi ho detto. L'architettura organica l'abbiamo anche oggi, perché l'architettura
bioclimatica, l'architettura ecologica, la green architecture, che può essere sia dal punto di vista della tecnologia che dal punto di vista dell'edificazione, mica se la sono inventata adesso, mica se l'ha inventata Boeri col bosco verticale che ha fatto un grattacielo, perdonatemi, con due piante messe dentro. Eccolo la green architettura. Questo è un progetto fatto per un edificio per Genova, nel quartiere Nervi, dove Moretti, che secondo me è uno dei più belli, che non conosco perché non è stato realizzato. Guardate già da questo disegno. Vai avanti. Questa è la pianta. Vedete come, come riesce a inserirlo. È vera e propria architettura organica. Nonostante sia una torre, come la torre che potete vedere oggi, anche una torre riesce a diventare, a inserirsi nel territorio. Vai avanti. Ecco il plastico. Guardate se questo... C'è tutto Moretti qua dentro. Ci sono il trattamento della pelle, le fenditure, l'architettura organica, la green architecture. Si sono inventati molto, molto, molto tempo fa. Ora pensano al bosco verticale di fare i grandi innovatori. Ma le idee ci sono già state. Solamente che qui il committente, ma non c'era più soldi, non ha fatto questo pazzo. Purtroppo questa è anche la nostra... Noi dipendiamo da chi ci commissiona un'opera. Vai avanti. E questa è l'opera, prima di andare su tutte le ville, e sarò veloce, spero di non essere... Ragazzi, per parlare di Moretti ci vorrebbero settimane. Allora, questa è l'opera, diciamo, che ha, in un certo senso, perché a quel tempo di studi internazionali in Italia, soprattutto a Roma, non ce n'è. Un architetto italiano non è che dopo il periodo fascista, con Moretti, Ponti, tutti quanti, ma è stato uno dei primi studi internazionali che con la, chiaramente il committente era la società immobiliare, una grandiosa società che investiva in tutto il mondo, infatti lui ha realizzato questo, a Montreal la Torre della Borsa, ha lavorato in Iran, per lo Scià di Persia, in Algeria, è diventato uno studio internazionale, ma questo progetto è il progetto che secondo me ha stigmatizzato la grandezza e l'importanza di Moretti nel panorama architettonico mondiale. E qui proprio, pur essendo in questa maniera, inserendoci in questa maniera di rottura col costruito americano, è architettura organica. Lui porta una serie di novità, infatti la commissione, che era la Fine Arts, inizialmente gli boccia il progetto, ma se l'altro. Lui arriva, e questo dobbiamo fare noi ogni volta che progettiamo qualcosa di nuovo, fa i primi viaggi per studiare il posto. Vedete, questo è il Potomac. Ah, quest'area era una discarica. La società immobiliare la compra, vedendo l'affare, e decide di progettare residenze, alberghi, centri commerciali, tutta una serie di edifici, e affida a Moretti l'incarico. Ma la prima cosa che dice, queste sono parole sue, ed ecco qui che inizia il discorso, anche se questo viene fatto dopo, questo edificio è influenzato, perché l'ho fatto vedere, dalle ville che lui costruisce. Lui dice, dobbiamo schierarci contro la città e aprirci verso il fiume. Quindi lui gira questo edificio con le spalle al reticolo ortogonale monotono delle città americane e la rifiuta e si apre in un grande abbraccio verso il fiume. E questo è già il turgamento, perché come vedremo nelle case che si apre, come le ville romane che si aprivano sul mare, lui ha questa concezione, questa è una particolarità dell'architettura romanica. Ma poi, oltre alla forma, che adesso lo vedremo al volo, perché voglio andare al sodo delle ville, lui inserisce un discorso di pelle che non si era mai visto in America, fino a quel momento. Lui inserisce i balconi. Avete mai visto un grattacielo con i balconi? C'era solo carte wall o finestre. Lui inserisce i balconi e li inserisce, vai avanti,
vedete, con un disegno che è una modanatura, che è una decorazione, che dà una plasticità, che accompagna le curve. La leggenda dice, non è una leggenda, è vero, che quando lui progettava questi balconi e il disegno di queste decorazioni, ascoltava in maniera ossessiva l'uccello di fuoco di Stravinsky. E infatti c'è un'immagine che nel libro del convegno di Moretti che ho scritto su Guattari, dove questo disegno delle decorazioni, delle modanature, dei balconi, sembra uno spartito musicale. Guardate come tutte le arti influenzino l'architetto. La musica, la pittura, la scultura, tutto. Purtroppo noi dobbiamo essere pieni di queste cose per poter diventare degli architetti che possono lasciare anche nel nostro piccolo, noi non facendo una ristrutturazione, lasciamo un'impronta, lasciamo un segno. Tutto è importante, ma basta farlo con la giusta serietà professionale e professionalità. Se la parola giusta è professionalità. Andiamo avanti. Guardate, questa architettura è fatta tutta in cemento armato, parti prefabbricate, parti... Guardate, e la cosa importante, che questo è stato fatto nel 60, si raccontavo che in America, come voi se non sapete ve lo dico io, ogni 20 anni, ogni 15 anni, prendono, buttano giù un palazzo e ne ricostruiscono un altro, perché conviene, perché ha soldi, perché è diventato desueto, perché non va più bene. E questo sta ancora lì. Non solo sta ancora lì, ma è un posto di prestigio. Dopo 60 anni, 70 anni, per farvi un esempio, ci abitano l'ex primo capo di Stato Maggiore, la condoleezza Rice del governo Bush, cioè ci sono personaggi importanti che vivono nel Watergate, teatro, il famoso scandalo di Nixon, tutto quanto, il famoso scandalo del Watergate, insomma è un palazzo che non ha perso vita, anzi continua a diventare, quindi l'architettura molettiana, che inizialmente può sembrare troppo forte, invece è quella giusta, perché ancora oggi viene rivalutato ed è stato fatto 70 anni fa e viene in tutto, gli alberghi, i commerciali, tutto quanto. Andiamo avanti. Oh, iniziamo, ma non è che slegato, perché mi passa l'altro. Mi sto annoiando?